Ciao, buonasera a tutti e tutte. Io sono Ilaria e mi occupo questa sera di facilitare il secondo incontro di genitori da favola nell'ambito del progetto Storie Cucite a Mano. E questo secondo incontro è dedicato a un tema molto caldo e difficile per noi genitori, per noi mamme e papà, per i nonni, per tutti gli adulti che hanno un ruolo di cura, e che è quello delle regole. Infatti l'incontro di stasera si intitola Regola, regola delle mie brame, regole sostenibili per bambini e genitori più felici. Ricordiamo come funzionano questi webinar attivi. C'è una prima parte, la prima mezz'ora di diretta Facebook, che quindi si potrà vedere in un secondo momento sulla pagina di Storie Cucite a Mano e sulla pagina del Centro Studi Sereno Regis. Però poi continuiamo nella ora e mezza successiva, quando la diretta si interrompe, a confrontarci nel nostro cerchio di parola con l'esperto di questa sera, col piacere di introdurre e presentare, che è Marco Napoletano, che è un counselor, è un formatore di IAM Servizi, ma anche di altre realtà che a modo ci presenterà e che ci un po' porta quello che è il modello relativo alle regole di genitori in regola, che storicamente ne stavamo parlando, fu di Roberto Gilardi, che adesso lui ha condiviso con altri professionisti e che appunto Marco un po' ci racconterà stasera a partire da una breve intervista che proviamo a fargli in questa prima mezz'ora per cominciare a introdurre quello che è un tema estremamente complesso e che tira in gioco moltissime dimensioni della relazione educativa. E Marco, intanto grazie di essere intervenuto, davvero un piacere Grazie a voi. conoscerti e averti con noi questa sera. E quindi parto con una domanda provocatoria. Noi come Centro Studi Sereno Regis ovviamente siamo molto sensibili a quello che è il tema dell'educazione alla pace. È uno dei nostri riferimenti intellettuali, ovviamente Don Milani, che scrive tanto tempo fa con i suoi allievi: l'obbedienza non è più una virtù. Tutt'altro tema, nel senso che era legato all'obiezione di coscienza, insomma, che cosa vuol dire essere cittadini, eccetera. Però mi ha un po' stimolato la domanda ma l'obbedienza è una virtù? È un qualcosa che ancora dobbiamo ricercare? Genitori che ci dicono: mio figlio non mi obbedisce. Cosa ci puoi dire su questo? Allora, innanzitutto ricambio il saluto e sottoscrivo il piacere di questo incontro che è assolutamente reciproco. E aggiungo, se posso, un titolo alla lista sotto il mio nome, che è quello a cui tengo di più, soprattutto in questo contesto, che è quello di educatore, nel senso che le cose di cui parleremo questa sera, io le pratico proprio da molti anni e quindi sono provate sul campo, non sono solo teoria. Ora, per rispondere a questa stimolante domanda o provocazione, ma io direi che possiamo tranquillamente dirlo che l'obbedienza non è più una virtù, nel senso che quel concetto apparteneva ad un'epoca storica, un mondo in cui c'era una forte e molto marcata asimmetria tra il mondo adulto e gli educandi, tra virgolette, chiamiamoli così, che dovevano rispettare l'obbedienza. E quindi quella è stata un'autentica rivoluzione, quella di dire che l'obbedienza non era più una virtù, è stato proprio un sovvertimento di uno status quo. Allora la domanda rispetto a oggi è: l'obbedienza è ancora una virtù? Ma io rovescerei completamente la frittata e direi che oggi la virtù che noi cerchiamo è quella di genitori educatori autorevoli. Quindi non guarderei se è una virtù il fatto che i bambini o i ragazzi obbediscano, perché questo evidentemente non è più così, è superato. Ma la virtù su cui ci possiamo concentrare è la nostra, quella degli educatori, quella dei genitori, quella dei professionisti o degli adulti in generale che hanno una responsabilità educativa. Quindi io andrei ad approfondire quella di virtù. In cosa consiste l'autorevolezza
di un adulto? Perché un adulto ha anche bisogno di essere autorevole e di esercitare in maniera utile la disparità di ruolo? Per cui questo probabilmente sarà uno dei punti centrali dell'incontro. Come educatore, prima che formatore, counselor, eccetera, io attribuisco un valore al fatto che gli adulti hanno un ruolo di responsabilità nei confronti degli educandi, ma non solo sulla carta, anche in tutti gli aspetti della relazione, perché è importante che noi adulti abbiamo un'idea chiara di che cosa significa per un bambino, per un ragazzo crescere e di qual è il nostro ruolo rispetto a quella crescita. Quindi anche le regole che mettiamo, non le mettiamo perché ci piace comandare o ottenere obbedienza, le mettiamo perché sono utili per loro, sono utili per crescere bene, per la loro salute, sono utili per entrare in un contesto sociale. E questa è una delle competenze che gli adulti accompagnano i bambini ad acquisire. Ecco, quindi è importante l'accoglienza, è importante l'ascolto, è importante tutta l'attenzione che possiamo e dobbiamo dare ai bambini e ragazzi, ma è importante anche aiutarli a comprendere che quando si entra in contatto con gli altri non possiamo tutti noi muoverci sulla scorta di quello che ci viene secondo il nostro egocentrismo. Cioè, partecipare alle regole significa partecipare a un contesto sociale, significa entrare in relazione adeguata con gli altri. Ecco, quindi sono necessarie le regole. Quindi, per concludere, la risposta è quella. Io cercherei la virtù di un educatore, genitore, insegnante, che sia autorevole. Scusa, mi hai fatto venire fuori una domanda laterale. Perché allora noi adulti saltiamo un po' fra i due poli, tra l'avere paura a dare le regole o a darle in una maniera non più autorevole ma autoritaria? Anche questo è frutto di una evoluzione storica. Allora, c'era una volta il padre padrone, che era quello che appunto ricercava l'obbedienza. Ecco, negli anni, tu hai citato il campione, insomma, di quella trasformazione in ambito educativo, ma c'era tutto un fermento in quegli anni in cui il mondo giovanile o gli educatori illuminati hanno cominciato a dire l'obbedienza non è più una virtù. E allora sono fiorite, e questo è un fenomeno storico utile, chiaramente, che ci ha portato ad ampliare la gamma delle possibilità educative, ma sono fiorite tutta una serie di teorie, di modelli, di insegnamenti anche, che hanno concentrato l'attenzione su tutto quello che prima non c'era, quindi l'ascolto, l'accoglienza, l'abbassarsi al livello dei bambini, anche fisicamente, cioè tutta una serie di pratiche, di corsi, di formazione, che hanno insegnato agli adulti a fare questo. Ora, qual è il rischio? Che qualche volta si butta via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, spostando il cursore, diciamo, da un eccesso di autoritarismo paternalistico, in senso autoritario, appunto, ricercava l'obbedienza, l'ago della bilancia ha finito per spostarsi eccessivamente su quel versante materno, accogliente, dell'ascolto incondizionato, dell'accettazione, eccetera. Ma il termine che uso eccessivamente non è perché queste siano cose negative o sbagliate, è stata una rivoluzione importante quella di dare ascolto a tutta quella parte che prima veniva negata. Il problema è appunto quando si butta via il bambino con l'acqua sporca. E allora siamo passati da un eccesso all'altro, se possiamo dire così. Però se questi due poli noi li chiamassimo codice paterno, quello delle regole, dell'obbedienza, eccetera, codice materno, quello dell'ascolto, quello dell'accoglienza incondizionata, lo vediamo immediatamente che non, l'uno non può prescindere dall'altro.
anche nelle famiglie monogenitoriali il genitore singolo incarna queste due parti. Ecco, nella famiglia, diciamo così, tra virgolette, normale, tra virgolette, c'è un papà e c'è una mamma e quindi ci sono questi due poli che collaborano, si compenetrano, lavorano per lo stesso obiettivo. Quindi il rischio è proprio quello di non comprendere che queste due parti non sono o una o l'altra. Molti genitori dicono, ma allora bisogna sempre farci imporre, farci rispettare, oppure bisogna sempre, ecco, è sempre che andrebbe tolto. Bisogna questo e bisogna quello. Ma è più difficile, certo che è più difficile. Il lavoro di genitore è il lavoro più difficile del mondo, questo diamolo per scontato. Però è un cortocircuito nel quale cadiamo, quello di pensare alla soluzione. Allora sempre così, obbedienza. No, allora sempre ascolto. Ecco, capite? Questo è l'inganno. Ed è proprio quello che hai detto tu poco fa. Allora perché abbiamo questi eccessi in cui uno o ha paura di mettere una regola oppure diventa molto severo, autoritario, punitivo, eccetera, eccetera. Ecco. Perché c'è questa sorta di oscillazione tra estremi. Quando noi riusciamo a stare il più possibile nel giusto mezzo o contemplare entrambe queste modalità, allora stiamo facendo un lavoro sufficientemente buono. Dico sufficientemente buono perché, come tu mi insegni, il genitore perfetto non esiste. Esiste il genitore sufficientemente buono. È chiaro che nei momenti di fatica, di debolezza o di sconforto tutti noi cerchiamo la soluzione magica. Allora tutto bianco, così è la volta buona. Oppure allora tutto nero, così è la volta buona. Invece in mezzo ci sono tutti i colori. Questo è il difficile lavoro dell'educatore e non c'è mai la soluzione definitiva. Allora mettiamo regole su tutti, su tutto. No, non si può. Allora gli faccio vedere quattro sberle come si usava un tempo. Queste sono, come dire, le illusioni magiche, no? Soluzione. Ecco, il punto non è la soluzione. Il punto è un cambiamento costante che noi facciamo insieme ai nostri figli. Facciamo un esempio concreto. Allora, un bambino piccolo lo decide da solo quando è ora di andare a dormire? Evidentemente no, per la sua salute e anche per la sua serenità è bene che questa decisione la prendano mamma e papà, anche se il bambino fa capricci, piange, eccetera. Ma noi abbiamo un'idea e su questo siamo fermi, mettiamo una regola. In quel caso non ci sentiamo né brutti né cattivi. Ora, se noi avessimo invece l'ideologia che bisogna sempre ascoltarli, cadremmo in quella trappola in cui qualche genitore ogni tanto cade. Gli chiedo perché non vuole, gli chiedo cosa ne pensa, gli chiedo di verbalizzare che cosa prova e come mai non comprende che è ora di andare a letto. No, quello non è il suo mestiere, è un bambino piccolo. Quello è il tuo mestiere. Sei un genitore, tu sai perché e per come, quello è l'orario di andare a dormire. E quindi lo fai andare a dormire e metti la regola. Capite? Poi il bambino cresce. E allora lì potremmo rischiare, quando il grandicello magari ha 20, 25, 30, 35 anni ancora qua, è che imponiamo la regola perché c'è la regola. Ecco, capite bene che qui avremo l'eccesso contrario. Quindi vedete come anche la regola evolve con il figlio a seconda dell'età, evolve a seconda del contesto, evolve insieme alla relazione che noi instauriamo. Per cui non c'è la soluzione. Se qualcuno si è collegato con questa speranza, la risposta è che non c'è. Cioè non c'è la regola giusta. Ma lavoriamo sempre molto con le mamme sul giusto mezzo, no? E che è difficilissimo da ricercare. Però anche nel momento in cui per un periodo limitato, per una situazione specifica, siamo genitori sufficientemente buoni a trovare una soluzione, anche in quel caso lì avevo un'ulteriore domanda. Il bambino, esiste il bambino che non trasgredisce? Possiamo aspirare a questo ideale, dire va bene, faccio tutto, sono in grado di capire quelle situazioni in cui
mi devo porre come adulto con una posizione forte, oppure no, in questa situazione qua, medio ascolto, mi pongo all'altezza del bambino. Quindi sto imparando a decifrare quale situazione usare cosa. Faccio tutto discretamente bene, posso aspirare ad avere un bambino che non trasgredisce o... Allora, esiste il bambino che non trasgredisce? Io spero tanto di no, perché se esiste dobbiamo preoccuparci. Nel senso che la trasgressione è una cosa sana. Adesso dico una cosa che spaventerà qualcuno. No, la trasgressione è una cosa sana. Attenzione, non confondiamo la trasgressione con la devianza. Io non sto parlando di chi ricorre a sostanze stupefacenti o fa trasgressioni che poi lo portano a delinquere, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della trasgressione in ambito educativo, nella relazione educativa. Allora, la trasgressione è una cosa sana perché significa che il bambino o il ragazzo stanno andando a toccare con mano quel confine, quella regola, quella relazione, la stanno sollecitando, la stanno testando. È come quando voi mettete una mensola in casa e poi cosa fate dopo che l'avete montata per bene? Con le dita la scuotete, no? Ecco, state provando a vedere se tiene. Questo nella relazione, questo nella crescita, questo in alcuni processi fondamentali dello sviluppo, come per esempio il processo di individuazione, cioè dove un bambino, un ragazzino comincia a diventare individuo, cioè a farsi la sua individualità. E per farlo deve andare un po' a scassare l'immagine che gli è stata cucita addosso dai genitori. Fino a ieri dicevo di sì perché nessuno era più forte di papà e nessuno era più bella la mamma. Adesso invece devo andare a contestarli perché io voglio essere io. E questa è una cosa sana, preoccupiamoci se non succede mai. Poi è chiaro che ci sono percorsi più fluidi, più morbidi. Bambini o ragazzini che non danno, tra virgolette, problemi ai genitori. Ma il punto non è ottenere un bambino, un ragazzino, un figlio che non trasgredisca. Il punto è che idea abbiamo noi adulti della trasgressione. Cioè, io più che lavorare sul bambino che non trasgredisce, lavorerei sull'educatore che ha un rapporto consapevole e sereno con la trasgressione dei figli o degli educandi. Ecco, perché anche questo è un tema interessantissimo, anzi è uno dei nuclei del modello che io seguo e che tu hai citato prima del professor Pilati. Cioè la trasgressione, se io la contemplo a monte, beh, diventa proprio una ghiotta occasione educativa. Io ho lavorato in passato anche nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Quando c'era una trasgressione, c'erano operatori che si sentivano offesi, arrabbiati, che colpevolizzavano, e educatori che dicevano: no, questa è una bella occasione, perché adesso con quella persona ci parliamo, con quella persona ci ragioniamo, capiamo dov'è un punto, perché ha sollecitato, perché è andato a scuotere questa mensola, che cosa succede, cosa sta vivendo. Finalmente me lo mostra. È chiaro che la trasgressione ci mette in difficoltà, eh? Beh, è chiaro, cioè se noi avessimo figli bravi, diligenti, avremmo seccature in meno. Okay? E va bene, questo concediamoci, cioè, siamo umani, abbiamo le nostre fatiche, preferiamo quando torniamo a casa che nostro figlio o nostra figlia non ci faccia sudare altre 7 camicie. Però il punto è, se lo fa, vuol dire che è un brutto bambino o che io sono un cattivo genitore? Oppure è una cosa normale, che per quanto faticosa io posso mettere in conto nella relazione? Perché questo cambia completamente il parametro. E poi se volete, se vuoi, faccio anche proprio degli esempi concreti. Li faccio? Li faccio. Bene. E allora, un adulto, così entriamo proprio nel tema delle regole, come si gestiscono regole, com'era il titolo precisamente? Regole per figli e genitori sereni. Ecco. Sì, io sì. Ecco, che cos'è che ci fa stare sereni a noi e a loro? Allora, succede solitamente questo, che noi abbiamo delle aspettative, normali, umane, non sempre consapevoli però,
cioè ci aspettiamo genericamente qualcosa. Poi siamo in relazione con i nostri figli o i nostri alunni di classe e questi trasgrediscono, anzi non trasgrediscono, questi hanno dei comportamenti. Ecco, i comportamenti cozzano con le nostre aspettative, la nostra idea, i nostri bisogni. E quindi ci si muove la pancia. Allora, solitamente qui alziamo la voce oppure ci appelliamo ai principi, il rispetto, i valori, eccetera, eccetera. E in alcune occasioni reagiamo con la punizione. Allora, uno si è comportato male e io lo punisco. Ecco, vedete che però si è comportato male rispetto a cosa? C'era una regola sul comportamento? Oppure male per me? Quella regola era conosciuta? Oppure male perché mi ha dato fastidio personalmente? E la punizione è rispetto a cosa? Rispetto a qualcosa di pericoloso per lui o rispetto al fastidio che ha dato a me? Eccetera, eccetera. Allora vedete che qualche volta la punizione sconfina un po' nella vendetta, nel te la faccio pagare. Questo è un primo quadretto che vi ho rappresentato. Un altro quadretto è questo. Un adulto legge una situazione e stabilisce che lì c'è qualcosa che non va bene. È la sua parte, il suo lavoro farlo. Ok? Ti stai comportando in un modo che io ritengo inappropriato, disdicevole, fai i capricci e ti butti per terra al supermercato, bene, voglio intervenire su questa cosa. E allora ti dichiaro che quello è un comportamento indesiderato e ti dico qual è la regola. Questa cosa non si può fare. Ma non è sufficiente, perché se io sono un adulto consapevole, metto in conto che dirglielo non ha esaurito il lavoro. Dirglielo è l'inizio. Metto in conto che la trasgressione può arrivare da un momento all'altro. La metto proprio in conto, perché quello è il suo mestiere, quello di trasgredire, di fare il bambino, di essere mosso dai capricci, dal bisogno, dalla pancia o dalla necessità di testare. E quindi considero che in caso di trasgressione ci sarà una conseguenza, che però non è una punizione, non è una vendetta, non è te la faccio pagare. Ti informo che questa regola è seria. Se tu la trasgredisci, succederà qualcosa. Ti faccio fare esperienza della serietà di quella regola. Quindi ti comunico la regola e anche la sanzione in caso di trasgressione. Capite? È questo il senso delle regole, come dire, quelle che stanno in mano a me adulto. Cioè quelle su cui non transigo, quelle che oggettivizzano il valore che sta a monte. Capite? È un po' come se ci fosse scritto non si passa col rosso. Poi se tu passi col rosso, il vigile si arrabbia e ti fa la predica o si dimostra ferito o alza la voce o ti toglie la merendina. Non funziona così. Non si passa col rosso perché c'è un rischio di farsi male. In caso di trasgressione, multa, ritiro della patente e compagnia cantante. Vedete? Cioè, con la regola è comunicata anche la sanzione in caso di trasgressione, perché la trasgressione è contemplata come possibile. Questo non sempre lo facciamo con i figli, quasi mai. E nel caso in cui poi la trasgressione arrivi, io devo essere sereno e saldo di applicare la sanzione che ho, tra virgolette, minacciato. Però vedete che è tutto un altro parametro, cioè non è reazione di pancia, non è che prendiamo fuoco, c'è il fenomeno dell'escalation. Ti dico che questa è una cosa molto seria, ti informo di che cosa succede, scelgo delle sanzioni, poi in base a dei criteri, dopo se volete ne parliamo, ma qualcosa che io posso realmente applicare, che è realmente il mio potere, e poi lo applico. Quindi la seconda volta che entriamo al supermercato, prima di entrare te lo dico. Guarda che l'altra volta hai fatto così, non va bene, non lo devi fare. Se lo fai, giriamo i tacchi e usciamo, la terza volta, la prossima volta non vieni. Oppure la merendina che ti ho promesso non te la compro. C'è una sanzione. Nel caso in cui mia figlia si butti per terra in mezzo al supermercato, io quella cosa la devo applicare. Allora qui arriva il messaggio e anche a me arriva il messaggio. Sono stato padrone della situazione.
non mi sono fatto prendere dal panico del momento, non mi sono sentito un cattivo genitore, non mi sono vergognato davanti a tutti, non ho ritenuto mia figlia una matta scatenata, maleducata, eccetera, eccetera. Questo è Infatti stai aprendo un sacco di temi, un lato dall'aspettativa che a volte abbiamo sul comportamento dei nostri figli, dall'altro la consapevolezza mia emotiva di genitore, se in quel momento lì mi si chiude la vena, e poi il rapporto con la realtà esterna, la vergogna, e che sono altre dinamiche che mi fanno chiudere la vena e avere magari dei comportamenti non coerenti. Trattare il bambino anche con dignità, nel senso. Come dire, ti spiego prima che cosa succederà se tu non rispetti la regola. E anche il tema di avere non una punizione che spesso è anche addirittura completamente sganciata dalla situazione, no? Ok, ti comporti male al supermercato, la sanzione è usciamo dal supermercato, è collegata, non è ti comporti male al supermercato, domani non andiamo al parco. Che quello è anche un tema interessante. Però c'è un'ultima domanda che volevo aprire per la diretta, che è proprio quella di come facciamo a esprimere le regole in maniera efficace, perché a volte anche quello è uno scarto, no? Non siamo chiari nel come le esprimiamo. Quindi se potevi aiutarci su questo. certo. Ecco, questo è un altro tema interessantissimo, perché spesso e volentieri i conflitti nascono su questo problema della vaghezza. Cioè noi ci appelliamo, facciamo un esempio molto semplice. Allora, io ho lavorato anche nelle classi con gli insegnanti che mi chiamavano, allora c'è da fare un intervento con gli alunni perché sono maleducati. È una classe ingestibile, è una classe che non rispetta. Ecco, vedete che maleducato, ingestibile, non rispetta, sono termini vaghi. Nel senso che cosa vuol dire maleducato, ingestibile, non rispetta? Ecco, poi parlando con quei ragazzini si sentivano, per esempio, ingiustamente colpevolizzati. Non è vero che noi non rispettiamo gli insegnanti, ma si era creato questo attrito, questa competizione, no? Si guardavano in cagnesco da una parte o dall'altra. Qual è il lavoro che abbiamo fatto con gli insegnanti prima che con i ragazzini? Lo ripeto, con gli insegnanti, con gli adulti prima. È stato quello di capire che cosa significava per loro maleducati. Cioè, cosa significa maleducati? Che non si alzano in piedi, che rispondono, che dicono le parolacce, che lanciano gli aeroplanini? Perché se noi diamo la regola, bisogna essere educati, questa non significa niente per chi la riceve. Se noi diamo la regola, ci si alza in piedi quando entra l'insegnante, possiamo lavorare oggettivamente su quell'aspetto. Cioè, possiamo rilevare se si alzano o se non si alzano. Possiamo comunicare che la nostra aspettativa è mi attendo che tu ti alzi. E possiamo assumere dei comportamenti che facilitano quel comportamento. Non inizio la lezione, sto zitto io per primo finché non siete tutti in piedi e vi alzate. E anche io saluto voi, per esempio. Nei doposcuola di cui sono coordinatore abbiamo fatto un grosso lavoro per contrastare la confusione dei ragazzini, perché c'era la regola, non si fa confusione. Ma non funzionava. Anzi, gli educatori erano sempre più frustrati perché li richiamo continuamente a non fare confusione. Vedete l'escalation? Ragazzini che fanno confusione, educatori che alzano la voce. E ci siamo dati questa regola. Noi adulti per primi parleremo tutti sottovoce, alzeremo la mano per richiedere silenzio e questo è anche il comportamento coerente con quello che sto chiedendo. Allora posso dare la regola che possibilmente corredata di sanzione. Se è una regola fondamentale su cui non vogliamo transigere, se uno continua ad urlare, eccetera, eccetera, bene, la sanzione è sarai accompagnato fuori dall'aula, ma non è una punizione, non ti metto il cappello d'asino per farti sentire stupido. Okay? In questo contesto tu non riesci a rispettare la regola, ti decontestualizzo. Se giocano e dicono le parolacce, si fermano.
e si calmano e poi chiedono scusa per la parolaccia. Ma non è comportatevi bene, vogliatevi bene, rispettatevi, eccetera. Che sono i principi che è giusto dire, eh? È giusto dire, è giusto comunicarli. Ma se noi parliamo di regole, dobbiamo essere concreti. Quindi devono essere chiare e concrete. Aggiungo un'altra C, chiare, concrete, coerenti. Perché poi qualche volta noi rischiamo di dare regole sulle quali siamo i primi a trasgredire. Ve lo ripeto, il lavoro che abbiamo fatto con gli educatori è stato che ci siamo sforzati, e vi assicuro che la fatica non è stata indifferente, a parlare sempre sottovoce per chiedere ai bambini di non fare confusione. E abbiamo fatto una fatica tremenda, noi adulti. Però questo poi aiuta a capire anche la fatica del ragazzino e uscire da quelle, da quell'ottica, insomma, è un disciplinato, è un maleducato, non si applica, eccetera. Quando abbiamo provato noi a farlo, abbiamo capito che era semplicemente un ragazzino. Capite? Ecco, quindi cambia completamente la prospettiva. Però ci tengo a dire questo, è sempre un lavoro sugli adulti quello che sto proponendo, Poi il ragazzino di conseguenza vive in un contesto in cui percepisce chiarezza, comunicazione solida, eccetera, eccetera. Ultima aggiuntina è che non è, l'obiettivo non è non arrabbiarci mai. Cioè l'obiettivo non è essere, come dire, in costante stato trascendentale, perché è evidente che la relazione ci sollecita, è evidente che siamo dentro anche con la nostra faccia. Ma il punto è esserne padroni. Quindi non stiamo parlando di un modello in cui l'adulto è asettico, questo lungi da me. Stiamo parlando di un modello in cui l'adulto è consapevole e padrone della situazione, consapevole della propria pancia, ma consapevole anche del fatto che il bambino la trasgressione la farà. E questo non fa di me un cattivo genitore, non fa di lui un cattivo figlio. Semplicemente mi sollecita a prendere coscienza con quello che sta capitando e mettere ordine, fare chiarezza. Quindi, come si comunicano le regole? In modo chiaro, concreto e soprattutto anche con l'esempio, che non farebbe male. Grazie davvero Marco, perché ci hai in mezz'ora detto tantissimo. Anche su cui continuare a riflettere all'interno del gruppo. Ricordo che se qualcuno non si è iscritto ancora c'è la possibilità di proseguire la conversazione con Marco e con altre mamme, papà, educatori che stanno partecipando all'interno della stanza Zoom. Scrivetemi però una mail così che posso mandarvi il link a ilariazomer@serenoregis.org. Quindi vi salutiamo con questa diretta e condividetela, fatela girare su pagine Facebook e sui vostri canali social, e così mettiamo a conoscenza più persone possibili di questi contenuti che sono veramente importanti. E vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 26 aprile, sempre dalle 17 alle 19, e approfondiamo il tema delle punizioni. Quindi vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Riflessioni scomode sulle punizioni, per cui già Marco ci ha portato un primo tassello, che non parliamo di punizioni ma parliamo di sanzioni. Quindi grazie davvero per questa prima introduzione. Quindi interrompiamo la diretta e ci salutiamo.